a confronto con Giovanni Favrin, segretario generale aggiunto della CISL Funzione Pubblica. Segretario, le polemiche dopo la firma del protocollo d'intesa sul pubblico impiego continuano. Perché? Continuano perché la battaglia che mi sembra stia diventando tutta politica, in particolare da parte della CGIL, è quella di raccontare mezza verità e in qualche caso raccontare qualche falsità, proporre l'idea di un accordo truffa, magari mettendo quote economiche non vere rispetto al netto e lordo, non parlando mai di come sono andati i rinnovi dei contratti precedenti, però mettendo il dito sulla piaga su alcune questioni che la CGIL sa bene, non sono vere. Quindi c'è un clima che viene volutamente mantenuto alto perché serve a fare che cosa? A convincere le persone che le cose vanno peggio, di come vanno e che ci riserverà un futuro negativo, tremendo, in modo che la gente si convinca che se non va allo sciopero non ci sarà più il pubblico impiego, i servizi salteranno. È un modo che abbiamo conosciuto in tante stagioni, particolarmente esacerbato, visto che Epifani dice a noi che la CISL fa da mosca cocchiera al governo. Io ho la seria preoccupazione che la CGIL abbia scelto di schierarsi verso un bipolarismo sindacale, cioè il sindacato che aiuta un'opposizione che non gli ha chiesto aiuto, tanto è vero che in questa discussione l'opposizione si è tenuta elegantemente fuori, perché giustamente è un terreno sindacale, perché anche nel precedente governo non aveva trovato quella che allora era governo e oggi è opposizione, le risorse sufficienti per gratificare nella finanziaria gli euro disponibili per rinnovare il contratto. Quindi ci sono movimenti relazionali negativi per aumentare l'ansia da futuro senza raccontare ai lavoratori come stanno veramente le cose. Noi crediamo che sia molto importante parlare alle persone che sono anche in confusione, in un momento difficile, però non raccontare loro che qualcuno, un infermiere o un vigile perderà 100 euro, 120 euro. Questi sono elementi che fanno scadere abbondantemente il confronto. Noi pensiamo che sia giusto raccontare come stanno veramente le cose, cioè spiegare alle persone la fase politica e economica, con che contratto ci saremmo trovati e con che contrattazione tolta dalle leggi già da giugno avremmo potuto rinnovare quali contratti, come, in che modo, direttamente con DPR, senza contrattazione decentrata. Mi pare tutta una difesa, quella della CGIL, verso una cosa sulla quale noi spinghiamo da tanto tempo, da troppo tempo, e abbiamo aspettato per troppo tempo la CGIL, che è quella dell'enfasi che noi mettiamo giustamente sull'accordo di livello decentrato. Noi siamo profondamente convinti, prima della modifica al titolo quinto, molto prima del fatto che qualcuno parlasse di federalismo, che bisogna portare il livello decentrato, dove lavorano le persone, i professionisti, al centro della trattativa e aumentare quel livello di risorse, di organizzazione, di buon funzionamento. Questo è il punto qualificante che la CGIL, anche questa volta al tavolo di Confindustria, come a quello pubblico, ha deciso di dire di no, come in tante altre occasioni. Bene. La CISL Funzione Pubblica è in ogni momento a stretto contatto con la gente. Cosa ne pensano in questo momento i lavoratori pubblici della questione? I lavoratori sono smarriti dal fatto di sentirsi dire che i rinnovi saranno dimezzati, che non c'è speranza per una progressione della loro professione, che il sindacato si accusa reciprocamente quando si citano accordo truffa da parte di un sindacato che poi dice che è venuto meno il bon ton quando la CGIL ci accusa di aver dato noi i dati dello sciopero rompendo una tradizione di civiltà sindacale. E noi diciamo con molta chiarezza che quando nel sito di quell'organizzazione è scritto accordo truffa, credo sia molto più negativo e molto più sbagliato questo valore che la CGIL ha voluto mettere nella non firma, nella non firma e nella conferma del loro mancato coraggio di guardare avanti. Perché le nuove relazioni industriali si costruiscono guardando avanti, avendo coraggio, non lasciando che le forze politiche di destra e di sinistra minino, rimettano in discussione le prerogative per legge, ma che oggi trovano concordi maggioranza e opposizione al Senato come alla Camera nel costruire attraverso una legge delega grandi cambiamenti del pubblico impiego. Qual è quindi la prossima tappa di questo percorso? Ma la tappa è quella di saper guardare avanti, che non significa accontentarsi, è l'esatto contrario. Un paese con questa economia ha una situazione nella quale
le tasse che pagano i cittadini, l'80% delle tasse pagate dai cittadini e dai pensionati, per servizi da avere dallo Stato centrale e locale, hanno bisogno di avere un ritorno di qualità, di fruibilità per il cittadino, la famiglia e le imprese. C'è una strada soltanto, che è quella di aprire fin in fondo con coraggio una vertenza locale, regioni e autonomie locali, su come si spendono i soldi dei cittadini delle tasse. E quindi il confronto vero è quello di andare a recuperare risparmi, secondo noi, molto ingenti per dare più servizi e servizi di maggior qualità ai cittadini direttamente nella loro comunità, mettendo in discussione l'uso delle risorse che si fa a volte in maniera leggera nell'ente, le tante consulenze, tante esternalizzazioni, cioè servizi affidati ai privati che partono costando meno, poi aumentano di costi e non danno servizi migliori di quelli che erano presenti. Cioè, questi sono gli argomenti per i quali noi crediamo che mettere al centro del federalismo la contrattazione decentrata, dal titolo quinto fino a questa proposta di legge del governo, significa cogliere l'occasione di discutere di un cambiamento dei servizi rispetto ai bisogni nuovi che hanno le famiglie e le imprese. Per farlo si fa negli enti. Per farlo negli enti c'è del personale, ci sono dirigenti, ci sono sindaci e governatori, ci sono rappresentanti sindacali, ci sono lavoratori che fanno bene il loro mestiere. Ora, le norme di ieri portavano dall'alto finanziamento che poi si sobbarcava in quegli enti, sanità e enti locali. Adesso noi vogliamo inserire attraverso la contrattazione all'ARAN, e vedremo all'ARAN cosa diranno gli amici delle altre organizzazioni sindacali rispetto alle proposte. Noi abbiamo le idee chiare. Le nostre idee sono quelle di mettere dentro gli accordi che faremo all'ARA una grande apertura della contrattazione decentrata. Cioè, in quel posto di lavoro, in quel comune, in quella casa di riposo, in quell'azienda sanitaria, noi vogliamo che la Camera di Commercio, noi vogliamo discutere di come è gestito quell'ente. Se chi è dirigente lo gestisce bene, se la politica pensa a migliorare i servizi ai cittadini, oppure pensa a far lucrare qualcuno, in quel caso denunciarlo. Fare in modo che quei risparmi di gestione, che oggi non sono nelle norme contrattuali, ma diventino i soldi disponibili per migliorare il servizio per i cittadini e le famiglie e per far sì che i lavoratori, che sono orgogliosi di fare meglio il proprio lavoro, attraverso il sindacato diano consigli a come si possono ricostruire servizi di qualità e, quando non sono ascoltati, denuncino attraverso il sindacato quegli amministratori, quei dirigenti che tengono il cordone e della cassa a tanti affari che sono privati, ma nel senso che servono qualche amico del privato, non ai cittadini. E questo è il punto nuovo. Senza questa rivoluzione che faccia spendere meglio i soldi degli enti e quindi dalla riorganizzazione che vedrà dei sacrifici organizzativi anche da parte dei lavoratori, noi non potremo chiedere più tasse alle famiglie e ai pensionati, perché poi magari un governo le elargisca da un contratto nazionale. È cambiato il mondo, noi dobbiamo riportare l'orgoglio e la legittimazione, bisogna cambiare le relazioni sindacali, certo, e come si costruiscono? Facendole validare, facendo dire sì ai cittadini per una campagna di cambiamento dei servizi, dove dentro i lavoratori che lavorano si impegnino, siano valorizzati di più, abbiano una carriera migliore, ma perché fanno servizi migliori. Come si fa in un'impresa quando un prodotto o un servizio funziona? E questa è la rivoluzione che qualcuno sta combattendo ideologicamente. E noi, indipendentemente dai governi, con i quali non ci schieriamo mai, e non abbiamo interessi né per una azione né fazione politica, guardiamo a cosa pensano i cittadini, di che cosa hanno bisogno le famiglie, i lavoratori, le imprese del dopodomani, perché vogliamo che il pubblico impiego, i lavoratori del pubblico impiego, modificando le norme contrattuali, spingendo con le regioni, siano attori, siano artefici del cambiamento e non subiscano l'elemosina dei contratti nazionali dati dopo giri incredibili divertenze che non portano comunque a casa il valore del prodotto che si fa in quel comune, in quell'azienda sanitaria. In questo modo si mettono in discussione gli sprechi, e questo è il cambiamento vero. È un libro dei sogni, no? Noi abbiamo il coraggio per credere che è il futuro. Qualcuno non ci crede e sposta l'azione sullo sciopero politico. Noi diciamo ai lavoratori: abbiate fiducia, perché tocca a noi cambiare questo paese, il servizio che voi fate e la vostra professione. Io ho superato il tempo.